Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. Un dossier della Corte dei Conti che riguarda tutte le regioni italiane riporta anche alcune cifre sull'Abruzzo. La nostra regione conta 1718 dipendenti, numero che negli ultimi anni è andato crescendo costantemente del 18%. Se si guarda il rapporto tra personale regionale e popolazione in età lavorativa, l'Abruzzo ha uno dei valori più alti, pari all'1,95% e il quarto peggior dato nazionale. In Lombardia questo rapporto è dello 0,48%, con un personale composto da 3.146 dipendenti. In Veneto dello 0,85%, in Emilia-Romagna dell'1,01%. Quindi un dipendente della regione Lombardia provvede mediamente alle esigenze di circa 2.000 abitanti, mentre un dipendente della regione Abruzzo si occupa di meno di 1.000 persone. Crollo di immatricolati e iscritti all'Università dell'Aquila in quest'ultimo anno a fronte di un trend, cioè di una linea di sviluppo che nei 10 anni passati è stata molto migliore di quella nazionale. Lo evidenzia l'Unione degli Universitari dell'Aquila sulla base dei dati dell'Anagrafe Nazionale Iscritti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Sugli immatricolati ai corsi triennali a ciclo unico, dice l'UDU, l'Ateneo del capoluogo di regione è il peggiore d'Italia, con un meno 40% a fronte di una media nazionale stabile. Sugli iscritti complessivi, invece, l'Aquila segna un meno 13%. Per i precari della sanità la proroga è necessaria per scongiurare l'interruzione dei servizi. Lo afferma Carmine Ranieri, che è il segretario generale della Funzione Pubblica CGL Abruzzo, a margine dell'incontro con l'assessore alla sanità Paolucci, al quale erano presenti anche CISL e UIL, sempre Funzione Pubblica. Un incontro proprio per discutere del problema dei precari della sanità abruzzese, circa 1.000 unità, che secondo Ranieri rischiano di essere licenziati a causa delle restrizioni imposte dalla legge nazionale e del decreto numero 5 del commissario ad acta per il piano di rientro dal debito sanitario abruzzese, Luciano D'Alfonso. L'assessore alla sanità abruzzese Paolucci però annuncia ci sono fondi per costruire 6 nuovi ospedali che saranno realizzati. L'assessore rispedisce al mittente le accuse di Forza Italia. Nulla dice è stato modificato dell'accordo di programma sottoscritto con il Ministero. Esistono, aggiunge, fonti di finanziamento differenti e ben distinte. Quindi, ha concluso Paolucci, restano i 228 milioni destinati alla realizzazione dei nuovi ospedali di Lanciano, Vasto, Giulianova, Penne, Avezzano e Sulmona. I nostri quasi 5.700 piccoli comuni non sono un'eredità del passato, ma una straordinaria occasione per difendere la nostra identità, le nostre qualità, i talenti dei nostri territori e proiettarli nel futuro. Lo ha detto Ermete Realacci, che è il presidente della Commissione Ambientale della Camera, presidente del Comitato Promotore della Festa dei Piccoli Comuni e primo firmatario della legge per la valorizzazione dei centri minori, intervenendo da Caramanico Terme a Voler Bene all'Italia, la festa nazionale dei piccoli comuni promossa da Legambiente. Assegnato al Consiglio Comunale dei Ragazzi dell'Istituto Comprensivo numero 1 di San Salvo il primo premio del concorso nazionale Testimone dei Diritti organizzato dal Senato della Repubblica con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
La premiazione dei giovani consiglieri è avvenuta ieri a Roma in Senato in occasione della festa nazionale della Repubblica alla presenza del Presidente del Senato, Pietro Grasso. Punti informativi turistici diffusi su tutto il territorio e la proposta del Comune di Montesilvano che ha emesso un bando per individuare realtà turistiche del territorio che vogliano costituire questa nuova rete informativa. In accordo con la Regione Abruzzo, ha spiegato l'assessore comunale al turismo Cilli, abbiamo voluto sviluppare in via sperimentale questo progetto, così da offrire un servizio più preciso e puntuale al turista. L'idea in sostanza è quella di individuare operatori turistici che possano svolgere attività di prima accoglienza, oltre a distribuire materiali informativi sull'offerta turistica e culturale di Montesilvano e della Regione. Si svolgeranno sabato 6 giugno le celebrazioni della Festa della Repubblica organizzate dal Comune di Montesilvano. A partire dalle 10 le autorità civili, militari, le scuole della città e le associazioni combattentistiche d'arma si ritroveranno a Piazza Diaz davanti al Palazzo di Città per celebrare il 69esimo anniversario della Repubblica Italiana. Alla manifestazione parteciperà il sottosegretario alla difesa, l'onorevole Gioacchino Alfano, che verrà ricevuto dal sindaco di Montesilvano Maragno alla presenza di un picchetto d'onore composto dai militari dell'arma dei carabinieri di Montesilvano. Stasera alle 21 nella chiesa cattedrale di Teramo si aprirà la 31esima edizione dei concerti d'organo 2015 con il concerto di Roberto Marini e dell'insieme vocale Vox Aurea diretto dal maestro Antonio Di Marco. In programma l'Ave Verum di Mozart, l'evocazione alla Cappella Sistina, l'Ave Maria e il Salve Regina di Liszt. L'Ave Maria di Arkadelt, Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen di Bach, ingresso libero. Eucaristia e vita consacrata, è questo il tema delle giornate che ci accompagnano verso la celebrazione del Corpus Domini. Oggi 3 giugno si comincia presso la Chiesa del Santissimo Sacramento in via Angiolieri a Pescara. Alle 17 l'adorazione con il diacono Sergio Balducci, alle 18 la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignore Tommaso Valentinetti, Arcivescovo di Pescara Penne, e alle 21 l'adorazione eucaristica con Padre Aldo d'Ottavio. Domani 4 giugno alle ore 17 adorazione eucaristica e Santa Messa con Padre Maurizio Erasmi e alle 21 adorazione eucaristica con Don Paolo Lembo. Il 5 giugno infine alle 17 l'adorazione e la messa con Don Fulvio Di Fulvio e alle 21 l'adorazione eucaristica con Padre Mario Di Luzio. Il tutto lo ripetiamo presso la Chiesa del Santissimo Sacramento in via Angiolieri a Pescara. Le varie liturgie saranno animate da associazioni e movimenti presenti nella nostra arcidiocesi. L'associazione antiviolenza Donne Ananche di Pescara con il centro Margaret Fuller invita alla presentazione del libro Io ci sono, la mia storia di non amore di Lucia Annibali che si svolgerà il 10 giugno alle 18 all'Auditorium Petruzzi. Nel libro la giovane avvocata di Pesaro testimonia la sua vicenda di donna che dopo aver subito l'aggressione con l'acido al volto ha trovato la forza di portare il proprio persecutore in tribunale. Con Lucia Annibali interverranno il sindaco di Pescara Alessandrini, la giornalista Maria Rosaria Lamorgia e la presidente del centro antiviolenza Ananche Rita Pellegrini. Oggi è mercoledì 3 giugno e la Chiesa celebra la memoria di San Carlo Luanga e martiri e compagni martiri. La direzione, la redazione e la regia di collaboratori tutti di Radio Speranza augurano buon onomastico a tutti gli ascoltatori che portano questo nome. E siamo con questo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevede cielo sereno con temperature da 21 a 27 gradi sulla
costa e da 20 a 27 gradi nelle zone interne, venti da deboli a moderati. Il mare è previsto quasi calmo. Era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Peschiera Penne, grazie e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.